Nella seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani si sta svolgendo la direzione del movimento e beh, è esordita la segretaria Rita Bernardini annunciando delle dimissioni. E siamo qui in compagnia di Silvio Viale, che è il presidente del Comitato, e beh, commentiamo subito questa prima notizia, questo primo annuncio. L'avevo detto l'altra volta, si dimette, non capisco quale sia la differenza rispetto alla situazione politica interna e radicali del congresso. Puoi sapere perfettamente le stesse ragioni che hanno portato a fare questa grande coalizione che ha previsto le elezioni di Valerio Federico, Bernardini e Laura Alconti. Era spaccata e divisa, non è che bastasse quello per rinsaldare. L'accusa è sempre la stessa, cioè che c'è qualcheduno che si vota fino allo stremo per l'amnistia e per la giustizia, e una parte dei radicali che ritengono questa la battaglia fondamentale, ma non sono così entusiasti o non solo sono meno entusiasti. È stato detto in modo chiaro oggi quando la Bernardini ha accusato la Tortora di non essere d'accordo con l'amnistia o comunque di non in modo esagerato, e Barazzetta, segretario della Tortora, ha ribadito come i radicali fa tante cose, anche l'amnistia, ma non c'è un entusiasmo condiviso. Peraltro non mi stupisce perché la situazione è simile anche a Torino, perché le associazioni territoriali, quando sono un po' più grosse, hanno un tot di iscritti radicali italiani, alcuni iscritti anche al Partito Radicale Transnazionale, a tutti e due, ma una buona parte di chi li frequenta non sono iscritti o sono simpatizzanti, e man mano si va come a cerchi concentrici, il tema dell'amnistia diventa meno così fondamentale e assoluto. E non a caso il settore sociale che oggi fa la battaglia per l'amnistia è sostanzialmente quello della giustizia, cioè i detenuti, i familiari detenuti in buona parte e il settore degli avvocati. Questo è un po' il limite anche di questa battaglia, per cui si è un po' incartata in questo tiramolla in cui il presidente Napolitano diventa il massimo il più grande nemico e il giorno dopo invece è il più grande fautore del messaggio alle Camere, delle lettere, dicendo. Quindi su questo mi stupisce che la Bernardini lo scopra oggi, cioè la situazione è la stessa ormai da 2 anni. Tu accenni a una sorta di divisione interna che percorre un po' tutto quanto il movimento, ma questa divisione si ripercuote anche nelle associazioni locali, che tu sappia. In parte sì. Ma guardate, io continuo a dire 2 cose. Uno c'è un aspetto generazionale. Senza tirar fuori rottamazione, che non è quello il punto, però le generazioni più giovani che sono iscritte ai radicali italiani hanno una visione forte della storia radicale, ma non hanno quel legame con la dirigenza storica radicale come nel passato. Nel senso che non è. E quindi c'è proprio. C'è una, vivono il tempo di oggi, vivono oggi. Non vivono nel passato, mentre questo è un partito che guarda sempre al passato e viene ritrito, ricostruito. Non a caso oggi il momento dello scontro più politico è stata una lettera citata dalla segretaria come pezzo centrale del suo intervento che faceva riferimento a un documento del 2005, che lì per lì sembrava ieri, in realtà è 10 anni fa, 9 anni fa, però leggendo il documento, al di là delle proposte eccetera, è estremamente attuale. Per cui questo diventa. Dopodiché siamo tornati addirittura a cose precedenti. Cioè, in questi anni, 2005 vuol dire l'anno della scelta della rosa dal pugno. Quindi, se si pensa a tutte le scelte successive, dell'ospitalità nel PD, i tentativi da soli, le elezioni del 2010, si capisce come. Diciamo che è un partito, rischia di essere un partito estremamente tollerante a parole, ma che sul piano interno non ammette dissensi, tant'è vero che non ammette situazioni di minoranza, anche perché se oggi c'è la deriva di radicali italiani, come Lavelli ha scritto una lettera, ripreso con condivisione da molti, con entusiasmo da Vecellio, la deriva non è di radicali italiani,
del partito e di tutta la galassia, nel senso che è evidente questo nella sua formulazione. Non è imputabile a chi in questi anni ha manifestato voce in dissonanza, perché non sono loro che hanno gestito le scelte le hanno sempre fatte attorno all'Argentina, il gruppo che attorno a Pannella in qualche modo si riunisce a una certa ora del pomeriggio, indipendentemente da chi sono poi i segretari, i tesorieri, i rappresentanti delle varie associazioni. Tutte le scelte sono passate lì, comprese le ultime, quella di AGL, quella delle elezioni in Basilicata, dove, guardate, io dico, possiamo dircela tutta, proprio è forse il segno di come il mondo politico ci considera poco ormai, perché nessun altro partito avrebbe tollerato che un ministro in carica di un governo tecnico si candidasse in un'elezione regionale. Questo è stato possibile semplicemente perché non ci consideravano nemmeno come competitori. Storace ha protestato. Sì, vabbè, ma appunto, Storace. Dopodiché Storace cosa ha fatto? È ritornato all'ovile da Berlusconi per trovare una sponda in qualche modo. Cioè, il sistema politico italiano va verso situazioni di coalizione, eccetera. C'è una tendenza che è quella di eliminare tutte le forze più piccole, viste come una palla al piede e una limitazione. E i grossi partiti, anche a livello internazionale, hanno all'interno tante divisioni. Basta pensare ai laburisti, basta pensare al Partito Democratico, basta pensare ai socialdemocratici tedeschi o ai socialisti francesi, solo per stare nel campo del centro-sinistra, quella che io ritengo sia la collocazione più naturale in questo contesto per i radicali. Altri ritengono che sia un'altra, ma questo non mi turba. Senti Silvio, hai parlato prima di un problema anche generazionale, e volevo chiederti, questo problema generazionale secondo te comporta anche una diversa sensibilità su quello che è stato citato come posizione fiduciaria, sì, anche vincolo fiduciario, situazione fiduciaria per quanto riguarda un pochino la dirigenza e anche Marco Pannella, che in modo fiduciario è sempre stato comunemente, in modo abbastanza pacificamente ammesso a tutta una serie di operazioni all'interno del partito, anche come suggerimento dell'indirizzo politico, anche magari certe volte stando fuori per quanto riguarda incarichi ufficiali e così via. L'aspetto fiduciario funziona nel momento in cui per questo porta successi. Se non porta successi viene messo in discussione, questa è una regola generale. Tant'è vero che anche questi ultimi 10 anni, quando c'è stata la rosa del pugno, c'è stato un momento di unificazione, di scissione, perché sono usciti coloro che non condividevano, ma poi chi è rimasto si è passato oltre quelle che erano divisioni in qualche modo. Dopodiché il risultato è stato meno entusiasmante e l'esperienza è finita praticamente subito, ma la stessa cosa per quanto riguarda l'ospitalità del PD nel 2008, anche lì i radicali che c'erano erano tutti omogenei, non c'era questa divisione adesso, nonostante a livello ideale le differenze tra la componente più transnazionalista e quella più nazionalista fossero evidenti, non si scontavano con questa foga. Poi vi sono aspetti caratteriali e personali che in gruppi limitati e piccoli ci sono sempre. E io ho una modalità di gestire anche seriamente la politica, la presidenza, le cose in un modo molto più, diciamo così, leggero, con qualche battuta, sdrammatizzando, cercando di dirigere e non in modo così notarile e da terzo internazionalista come invece altri qui dentro penserebbero di fare. Tu sei chiamato ad essere esperto dello statuto perché insomma dirigi il comitato e quindi statutariamente parlando, adesso appunto con queste dimissioni che si sono state annunciate, quali sono gli scenari per questo movimento? Lo statuto dell'esperto non c'è nessuno, lo si va a leggere quando si litiga e allora si va poi a interpretare le varie cose, infatti nessuno lo conosce, nessuno lo legge, quando poi bisogna rifacciare a qualcuno, polemizzare, si va a beccare la singola frase e ci si dimentica magari di quella che c'è tra i porti, è fatto male. I nostri statuti sono fatti male, hanno dei buchi della malora, a cominciare dal fatto che se adesso si dimette il segretario non è prevista. La dimissione del segretario di Radicali Italiani non è prevista. Quindi l'unica soluzione è quella di un congresso straordinario. Il congresso straordinario deve essere indetto, però penso, non so se tra le motivazioni vi è il fatto che si dimette il segretario. Quindi per cui comunque si trova una soluzione. Non è neanche previsto una sorta di commissariamento
da parte della casa madre, cioè del PLT, o nemmeno una situazione di vicaria in cui il presidente del comitato, perché il comitato rappresenta eccetera, diventa vicario in qualche modo. Non può farlo il tesoriere, perché essendo una situazione duale il tesoriere non può avere i compiti del segretario. Peraltro oggi la polemica sta tutta in quella chiave che Valerio Federico avrebbe sconfinato. Non mi pare che Valerio Federico abbia sconfinato di più di quello che Michele Lucia ha fatto in questi anni, quindi è proprio una questione di lana caprina. Quindi se Rita ribadisce le dimissioni della Radicale Italiana, la Radicale Italiana come segretario, la Radicale Italiani non ha un segretario, peraltro non so nemmeno a chi dire le dimissioni, a chi le consegni, perché dovrebbe consegnarle a chi, a Pannella, al congresso che non c'è, quindi rimane in carica fino al congresso, e il congresso potrebbe benissimo arrivare a dopo l'estate e quindi a quello a scadenza ordinaria. Ma mi sembra una questione di quelle molto così, cioè, quando si va sulla carta bollata è perché le idee politiche sono deboli, è perché se Rita, se l'accusa è che il resto del radicale italiani sono poco entusiasti dell'amnistia e della strategia attuale del Satyagraha, che peraltro in questo momento credo conduca lei come di punta e pochi altri, il punto è andare avanti con più determinazione per coinvolgere gli altri e dimostrargli che quella è la strategia giusta, non per ripicca io me ne vado, perché mi sembra molto chi quando andava all'oratorio alla fine diceva il pallone mio me lo porto via e non giochiamo più. Peraltro ricordiamo, Rita è in sciopero della fame da parecchio tempo e c'è questa scadenza che incombe. Sì, questa è una scelta che però anche lì è una scelta collettiva, una scelta personale, una scelta individuale, è una scelta in un certo momento, c'è una strategia, cioè io non lo so, mi auguro, dall'esterno sembrerebbe di sì, oggi Pannella non è in Satyagraha e c'è Rita, ci sono altri che possono essere così, seguono il filone, però c'è una logica tra il Satyagraha di Pannella prima e quello di adesso di Rita, c'è una staffetta, c'è una continuità, non lo so, io non lo so niente. So che Rita a un certo punto decide di fare il Satyagraha, c'era un obiettivo, l'obiettivo non so quale sarà, io credo che per quanto riguarda il discorso della giustizia, l'amnistia e l'Europa, fra un mese e mezzo, dopo le elezioni europee qualcosa accadrà. Perché il combinato disposto delle multe, delle cose europee e della campagna elettorale ormai alle spalle farà sì che chi è in carica, il governo in carica, dovrà prendere i provvedimenti più efficaci. Quindi mi aspetto una forma di indulto non soddisfacente, una forma di amnistia mi sembra più difficile, una forma di indulto è possibile, su quali reati fino a quali anni, questa è la discussione. Anche lì però io non ho ben capito in questo momento su un'amnistia, un indulto, la proposta radicale su quanti anni e quali reati quali sia. So perché la leggenda dice che ci sono state alcune riunioni tra presunti esperti e tesi del settore e non si sono trovati d'accordo, questo dicono, dopodiché è un tabù, non bisogna dircelo tra di noi, non si sussurra nei corridoi. Per questo credo che davvero sia a me dà fastidio quando tutto questo porta poi a cercare di censurare e colpire i compagni che localmente qualcosa tento di fare, tento di farlo con chi hanno attorno. Per cui io dico sempre, ma sembra quasi ci sia un asse tra Roma, Torino e Milano. Oggi di questa cosa abbiamo parlato con Bandinelli dell'asse. Una specie di grumo, una volta era il grumo lombardo-piemontese, perché ci sono i consigli regionali, perché le due regioni con i consigli regionali. Adesso c'è una specie di grumo che si è allargato, è arrivato a Roma, a Radicali Roma, in senso lato, perché abbiamo tre consiglieri comunali, che in realtà sono tre consiglieri diversi, con storie diverse dietro, e che lo fanno anche in modo diverso, però sembrerebbe quasi uguale perché vengono percepiti con fastidio. E l'unica cosa che hanno in comune è che sono consiglieri comunali e hanno quotidianamente la necessità di pronunciarsi sulla tassa rifiuti piuttosto che sulla cacca dei cani o su come il bilancio delle... E tutti e tre si cerca di fare quello che si può, per quello che anche l'esigente gratificazione dei compagni localmente, perché alla fine devi avere qualche cosa in mano, non puoi soltanto... Sarà anche il fatto che sostengono tutte e tre delle maggioranze di sinistra? Beh, non casuale per i tre personaggi, forse un po' meno per Cappato, ma anche lì mi è sempre dato l'impressione di essere molto orientato addirittura verso esperienze ecologiste di estrema sinistra, più di me, per dirti questo. Io è chiaro che in una situazione di destra la vedo come un'estrema razio in una situazione di emergenza, e Maggi mi sembra più o meno uguale, nel senso che
difficile, il giorno in cui si decidesse oggi uno spostamento al centrodestra con Storace, e non accade con Storace perché le regionali del Lazio sono dietro l'angolo, sono l'altro ieri, vedrebbe molti di noi in una posizione molto rifilata, se non addirittura fuori, per quel che ci può essere fuori nella galassia, che proprio per quanto tale non è definita. Perfetto Silvio Viale, allora ti ringraziamo, avrai da fare domani immagino parecchio con la Presidente. Ti sono una cosa, a parte la Presidente, ci terrei a dire tutti coloro che anche per amicizia, per simpatia, per condivisione eccetera possono dare una mano ai Golboni in Piemonte. Io direi che sicuramente avere un consigliere regionale radicale sarebbe utile, se non altro perché sarebbe un membro fisso permanente del comitato, come sono adesso Taradas, eletto del centrodestra in Toscana, e Sandro Gozzi, parlamentare del PD, iscritto ai Radicali Italiani. Avessimo un consigliere regionale in Piemonte, diventerebbe il 63° membro del comitato. Quando ci sono le elezioni? Il 25 maggio. Si voti in un giorno solo. Perfetto, cercheremo di contattare Igor e vediamo di fare una trasmissione. Grazie a Silvio Viale.